In questo quarto cimento dovevamo analizzare uno dei tre giochini che abbiamo ideato nei primi tre. Io ho deciso di riprendere 13, il primo cimento. In 13 io usavo un mazzo di The Game usando per ogni carta solamente la prima cifra. Poi avevamo dei moltiplicatori tutti quanti uguali, con lo stesso valore. E avevamo una condizione di fine partita basata sulla fine del mazzo. E le carte nel retro per fare le basi potevano contenere un numero qualsiasi di moltiplicatori. Adesso invece siamo passati a questa versione qua. Intanto ringrazio per Paolo per avermi fatto questo nuovo template per le carte. Già si vede subito che le carte sono a colpo d'occhio distinguibili per colore, quindi la prima fascia, la seconda fascia e la terza fascia, avendo anche le stelline di riferimento 1, 2 e 3. È stata anche aggiunta però un lato negativo uguale per tutti quanti, cioè con il numero è sempre fissa meno una stellina. Poi le carte adesso hanno un retro per identificare la base e hanno anche alloggio per 4 moltiplicatori, che è diventato attualmente il massimo di moltiplicatori che si possono mettere. E a proposito di moltiplicatori, vediamo qua che i moltiplicatori adesso sono di 3 colori. Abbiamo i gialli, i rossi e il nero. La condizione di fine partita è stata cambiata da fine del mazzo a fine dei moltiplicatori rossi, per essere esatti. Praticamente prima vengono presi tutti i gialli e come sempre vengono messi sull'ultima base disponibile, ma nel momento in cui finiscono i gialli si passa ai rossi e i rossi invece quando vengono presi devono essere subito messi sull'ultima su una qualsiasi base disponibile, quindi se vogliamo possiamo metterlo anche qui. Quando viene preso il terzo segnalino, finisce subito la partita. Perché abbiamo fatto questa modifica? Questa modifica è nata dal fatto che giocando notavamo che quando veniva preso l'ultimo segnalino giallo, perché erano tutti gialli all'inizio, c'erano dei giocatori che rimanevano con dei moltiplicatori che non potevano utilizzare. Quindi è stato deciso di migliorare gli ultimi tre segnalini moltiplicatore con questa nuova proprietà. Quindi nel momento in cui viene posizionato l'ultimo segnalino rosso, cosa succede? Si controllano il numero di carte che è in mano più le carte negative che sono state giocate dagli altri avversari. Quindi in questo caso abbiamo un negativo e tre carte. Quindi questo giocatore ha 4. Questo giocatore ha solo 2 carte, questo giocatore ha solo 3 carte e niente neri. Quindi questo segnalino nero va a questo giocatore che potrà, come il rosso, metterlo dove vuole sulla sua base più ottimizzata a livello di punti. Perché è nata questa carta nera? Volevo aggiungere un po' di profondità al gioco e volevo fare anche in modo di poter arginare qualcuno che sta andando molto avanti con il punteggio. Quindi nel momento in cui io gioco una carta nera, sempre sommo il punteggio, quindi 5 e 2, 7 e 2, 9. Ma adesso questa stellina nera andrà a togliere uno da questo totale. Chiaramente può essere giocata anche più di una stellina nera, da un altro giocatore, per esempio, nel prossimo turno. In questo caso si passerebbe da 3 stelline a una stellina. Non si può mai andare in negativo. L'interazione che ho pensato per questa stellina nera è esattamente, diciamo, con la stessa mentalità della stellina bianca, dell'interazione con il moltiplicatore. Ovvero, quando due giocatori interagiscono, c'è un vantaggio esclusivo per tutti e 2 giocatori e un eventuale vantaggio di riflesso per gli altri che non partecipano all'interazione. Nel caso del moltiplicatore era il giocatore pesca, che prende una base, pesca una carta, il giocatore che mette la base prende un moltiplicatore. Nel caso della carta nera invece cosa succede? Il giocatore dà una carta nera che toglie punteggio a questa base, ma al contempo pesca una carta. Quindi sia questo giocatore che questo giocatore per la fine partita avranno un eventuale vantaggio per poter prendere il nero. Quindi attualmente questo è lo stato dell'arte per 13.